Un plebiscito, te lo che avevo detto, ma uno vero però, non come quello falso del 1866, una roba che ormai in Bulgaria dicono ha vinto con delle percentuali venete. Zaia, il nuovo doge, de più, il nuovo zar. In Slovenia si stanno organizzando per un referendum per tornare sotto Venezia. Ga telefona Erdogan per ridarci Cipro, ma a me come cambia un cazzo. Qua governa i democristiani dall'Ottocento e le tasse me soffega uguale. E se me lamento, tutti mi dicono: ma noi ti proteggiamo dagli immigrati, dalle malattie, la sicurezza al suo prezzo. Ma mi so organizzare per guadagnare io stesso. Ho fondato una ONG, la Avis Prede, Taxi del Po. Una flottiglia di barche fluviali che trasporta i profughi da Toscana e Emilia-Romagna, gente che scappa dalla repressione comunista. Una volta passato il sacro fiume, li mettiamo dentro le spandiletame vuote, che così la puzza manda fuori traccia ai cani molecolari delle guardie confinarie. Poi li molliamo sotto rovigo. Qualcuno si perde in palude, qualcuno finisce nell'hotspot di Badia Polesine. Solo gli artigiani specializzati finiscono qua nella fascia dei capannoni. Sono gli unici che hanno possibilità di essere naturalizzati, gli altri sono bassa manovalanza, ratatuia. E non mi fanno peccato. Non mi fa peccato. Perché se non sei stato capace di dare la spallata ai candidati dei centro-sinistra che facevano pietà anche ai sui deiori, vuol dire che ti sei proprio un buon da niente, che te lo meriti l'esilio. L'unica differenza tra te e gli immigrati profughi clandestini che arrivava prima è che te sei più pallido. Sui campi di radicchio, in mezzo alle vigne di Prosecco, tu te scotti prima. Ma vieni lo stesso deluso, vieni lo stesso a prenderti la protezione dello zar Zaia, la protezione solare. Applauso ad Andrea Pennacchi.